Oggi vi dico subito puntata didattica, quindi metto subito in chiaro la faccenda. Ecco, vi dico che non userò neanche la lavagna perché mi hanno detto che ormai è un, uno strumento, un attrezzo anacronistico, quindi tutto ciò che scrivevo sulla lavagna lo vedrete scritto sul teleschermo. Vedete che anche gli occhiali sono senza la cordicella, perché mi è stato anche. Rimproverato questo fatto, questa so, cordicella che andava, che veniva di qua di là. Ma d'altro canto io dico sempre: sono ancora col treno a vapore, quindi sono ancora di quegli anni lì. Vado vago alla Veccia, tanto per dirla in dialetto. Puntata didattica, e quindi cosa faccio? Oggi vi ripresento alcuni argomenti perché ritengo che uno che vuole imparare a scrivere e a leggere il dialetto deve tener conto di questi argomenti. E quindi. Accento tonico, accento fonico, apostrofo, troncamento, particolarità e naturalmente la metrica. Quindi vi ho detto niente lavagna, tutto sul teleschermo. Voi dite ma accento tonico, fonico? Eh beh, se voi andate su un qualsiasi vocabolario, dizionario della lingua italiana e eh, voi trovate le parole che hanno sia l'accento tonico che l'accento fonico vi faccio degli esempi semplicissimi, sono i miei cavalli di battaglia. Le cornia o le cornia? Eh, voi chiedete in giro, tutti dicono le cornia, invece le cornia. Quindi se voi aprite un qualsiasi dizionario della lingua italiana o vocabolario e andate a cercare la parola le cornia, voi vedete che c'è un bel accento tonico sulla I. Edile o edile? Edile, quindi aprite un vocabolario, troverete l'accento tonico sulla I, edile. E accento fonico? Beh certo, e vi faccio, facevo sempre questo esempio ai miei studenti: la parola pesca. Noi siamo abituati a dire io mangio una pesca e vado al lago a pesca. cioè noi usiamo la parola pesca eh, sempre con l'accento chiuso, la E chiusa, sia che riguardi il frutto sia che riguardi l'attività cosiddetta sportiva della pesca. In realtà se andate su un vocabolario della lingua italiana e cercate il frutto eh, pesca, voi troverete scritto pesca, cioè la E aperta. Quindi io dovrei dire oggi ho mangiato una bella pesca, ma se io vado in giro a dire a oggi ho mangiato una bella pesca, dicono il Parisi ancora, è un po squinterna, eh, è for il Postquinterna, il Trazzocopi. Invece pesca l'attività cosiddetta sportiva è colei chiusa, quindi pesca pesca noi chiaramente per questioni di lingua locale, diciamo pesca sia per l'uno che per l'altro. Quindi voglio dire, quello che sto dicendo non è che me le invento, sono cose che voi trovate su un qualsiasi vocabolario. Bene, allora, incominciamo a parlare di accento tonico e voi vedete comparire queste parole Slinzegar, scivolare, ecco qui. Vi ho già detto più volte che slinzegar con l'accento sulla A a volte non lo si trova. Questo accento, Fox dice che è, non serve, ma io, per questione proprio di infinito presente, preferisco metterlo su, Quindi, slinzegar, un bel accento tonico sulla A. Granis o granis? Il granis, la fuligine, il nero del, del, della fornella. Graniz, quindi un bel accento tonico sulla I. Brobrusa, è un bel accento, accento tonico sulla A, quindi finale. Veniria o Veniria? Veniria, quindi un bel accento tonico sulla I. Bruschim o Bruschim? Bruschim, quindi un bel accento tonico sulla I. E poi arrivo all'asseme. Ecco, l'asseme è importante in questo caso, l'asseme col significato di lasciami tu, perché se dovessi dire lasciatemi voi dovrei metterlo sulla E, lasseme e anche accento fonico chiuso, non lasseme, quindi vedete l'importanza in questo caso dell'accento tonico da una parte o dall'altra, cambia addirittura la persona del verbo, l'ho già detto più volte. E poi batteria, zon cantinagon, sac de batteria, non bataria, batteria, un bel accento tonico sulla E. Quindi voi capite l'importanza dell'accento tonico, che ripeto, lo trovate anche sul vocabolario di lingua italiana. Andiamo all'accento fonico, e qui eh, ho i miei cavalli di battaglia, no? la, fam la famosa parola stele e stele. Stele, con la E aperta, eh, le stele", sono i ciocchi di legna, quelli che si impila, se fa su le pile di legna, qualcuno ci fa anche dei disegni le stelle, invece le stele con lei chiusa quindi con l'accento fonico chiuso sono le stelle ecco, poi in italiano diciamo l'aggettivo numerale 3, ho comprato tre penne in realtà in dialetto diventa tre eh? ho comperato tre pene tre matite tre gomme da cancellare o da scancelare tre con l'accento quindi fonico chiuso poi dei, le dita non dei le divinità, dei sono le dita, quindi anche qui accento fonico chiuso. E poi arriviamo, e qui però subentra il dialetto locale, nel senso che off si presta appunto off, off, solita o aperta ad arco, e off chiuso arriva, l'uovo. Nof, stessa cosa, nof, nof, ecco, invece il marlos è uguale per tutti. Una bella O aperta, il marloss, il lucchetto. Ecco, la mia sposa in italiano in dialetto diventa la me sposa, quindi la O diventa chiusa. Quindi sposa, la me sposa, in italiano la mia sposa, aperto, in dialetto diventa O chiuso. E quindi questo era l'accento fonico, quindi prima l'accento tonico, accento fonico. Adesso arriviamo all'elisione, cioè all'apostrofo. Gueram bel polverom, ecco, vedete l'apostrofo, sta per ghe, era, en bel polverom. Ghe era, vedete la e di ghe e la e di era, chiaramente la seconda e, anzi la prima in questo caso cade e al suo, apostofo, al suo posto va l'apostrofo, quindi diventa gera. Gera in bel polverom, scontro fra la a e la e, cade la e. Al suo posto va l'apostrofo. Naturalmente polverom, vedete un bella, una bella O chiusa, accentata. Posta nell'et. Ecco, sta per posta en, de en let. Quindi posta en, naturalmente cade la E, diventa postan. Poi de en let, cade anche lì la e e al suo posto va l'apostrofo, quindi postan den let. Ecco, qualcuno, attenzione, scrive postan den let, cioè il den tutta una parola. Quindi qualche poeta, invece che separare, vedete, quel de apostrofo N, fa tutta una parola. Postan, beh, qui cade la E apostrofo N, den tutta una parola, den let. E questa è l'elisione, cioè l'elisione è quando cade una o più lettere e al suo posto va l'apostrofo. Poi c'è il troncamento. Cos'è il troncamento? Anche qui cadono una o più lettere, però non ci va l'apostrofo. Vedete, ho visto en Grant Polveron. Ecco, Grant sta per grande, chiaramente, però siccome c'è questo scontro fra la T e la P, è una questione fonetica proprio perché se voi dite ho visto in gran polveron, non dite ho visto in gran polveron, si dice ho visto in gran polveron, però sta per grant. quindi la t è caduta, non ci va l'apostrofo, quindi è il classico troncamento. Dime quant te hai scritto, stessa cosa, c'è lo sconto fra la t di quant e la t di te, quindi per una questione fonetica, cade la T di quant e quindi di, diciamo dimmi quant te hai scritto, no? Quant te hai scritto, dimmi quante te hai scritto, perché il problema del dialetto, ed è qui che purtroppo c'è la difficoltà, è che la fonetica appunto crea dei problemi tali che bisogna usare spesso l'apostrofo o non l'apostrofo, il troncamento, e poi naturalmente accenti tonici, fonici e via dicendo. Poi ci sono le particolarità, ve ne dico solo alcune, scet, ecco, se io non separo la S dalla C con la linetta o con l'apostrofo, uno che non conosce il dialetto legge scet, la stessa cosa per sciopeti, no? I Sciopeti, dovrebbe essere la varicella, il mor... no, i sciopeti, dovrebbe essere la varicella. Sciopeti, quindi... Anche qui uno legge sciopeti, allora per far sì che si legga staccato sciopeti si mette la linetta o l'apostrofo. Poi ci sono le forme del verbo essere, avere ed essere, vedete, go senza h, go, vedete, con l'h, con l'apostrofo, quindi voi vedete sul teleschermo, quindi non sto lì a spiegare molto, ghe oppure ghe con l'apostrofo. Ecco, dico sempre, l'importante è scegliere una di queste possibilità, mai usare una forma poi l'altra, cercare di essere uniformi. Lo fat, ecco anche qui lo fat vedete in due modi, lo senza h con l'accento aperto sulla o e tutta una parola oppure lo fat l O con l'h. E poi qui c'è il solito discorso bosch senza h o bosch con l'H gnec senza H o gnec con l'H è stessa cosa per l'H dico sempre Floriani usa le forme senza la lettera H a sentire Fox che è lo studioso per eccellenza del dialetto trentino e quindi anche alto gardesano dice che sarebbe meglio metterci l'H proprio per aiutare la corretta pronuncia se no qualcuno legge bosch gnec l'H perché vi ricordo che ci sono le parole anche biroc, il famoso biroc, vedete, non si legge biroc. Ecco, e poi arriviamo a quello che, che è un problema, nasem. Vi dico subito che la maggior parte delle, delle, delle persone che siano dialetto usano n apostrofo asem. N apostrofo asem. In realtà nasem sta per... En asem, cioè un asino. Siccome cade la E, l'apostrofo va al posto della E, quindi va prima della N. Quindi scorretto nasem con l'apostrofo, n-apostrofo. Però, ripeto, la maggior parte, anche qui, scegliamo una delle due forme e andiamo avanti su quella strada. Invece nasena, vedete chiaramente è femminile, sta per na-asena, e quindi cade la A e al suo posto va l'apostrofo. Stessa cosa, vedete, en embriagom, sta per en embriagom, cade la E, n'embriagom, l'apostrofo va prima della N, quindi scorretto, n'embriagom, N apostrofo. N'embriagona invece, N apostrofo, perché sta per na embriagona, quindi na cade la A e al suo posto va l'apostrofo. Bene, andiamo adesso alla metrica. E qui mi sono permesso di presentarvi alcuni versi di Floriani. Giran de l'arian bon odor de fiori, che venda le cesure dai giardini, lontan dal lac, basà da cei turchini, Si alza vece canzon de pescatori. Quindi, lontan dal lac, basà da cei turchini, si alza vece canzon de pescatori. Ho detto che la metrica serve proprio a garantire la musicalità. Eh, dei versi. Se uno invece usa il verso libero, un verso, un verso può essere eh, di un certo numero di, di, di sillabe, un altro di un... Quando invece si cerca di creare musicalità bisogna rispettare la metrica. Voi vedete che in questo caso io ve li conto, gi, ram De, La, Rian, Bo, No, Do, De, Fio, Ri, sono undici sillabe che ven dalle cesure e dai giardini, sono 12, poi lontan dal lac basa da cei turchi, ritorna 11, se alza vece canzon de pesca do, ritorna a 12. Quindi in questo caso, vedete, la strofa è AB, eh? cioè primo verso è uguale al terzo e il secondo al quarto, quindi 11-12, 11-12. Quindi anche qui è importante, se uno vuole garantire una certa musicalità, curare la metrica, che non è facile. E adesso, per concludere, anzi poi c'è il vocabolarietto che conclude, vi faccio sentire, vi vedete scritto appunto, delle frasi, anzi dei periodi, il termine grammaticale corretto sarebbe questo, che mancano eh, degli accenti e degli apostrofi. Quindi, nella prima parte vedrete il testo scorretto, nella seconda parte lo stesso testo con, corretto, quindi con gli accenti e le apostrofi che mancavano. L'alter di Somnà per Fonghi in mezza all'Ezzese, su per San Zoam, ma niente da far, ghera sol quei mati. Ecco, ho cercato di leggere un po' scorretto, anche tenendo conto appunto degli errori. Adesso vedete come va scritto l'alter. Non l'alter, quindi sarebbe meglio metterci un accento sulla A. Beh, di, c'è anche in italiano il giorno va accentato. Somna, ecco, participio passato andato, è meglio metterci l'accento. Per fonghi in mez, eh, chiaramente c'è lo scontro fra la I e la E. Quindi cade la E, ci va l'apostrofo. Per fonghi in mez alle cese, cioè le siepi, su per sanzoam, non san sanzoam, sanzoam, un bel accento sulla. A ma niente da fare. Ghiera, beh, chiaramente, ghiera, apostrofo, sol quei matti. Quindi l'altro giorno sono andato per funghi in mezzo alle siepi su per San Giovanni, ma niente da fare. C'erano solo quelli matti, eh? quelli immangiabili che non si possono mangiare, addirittura venenosissimi. Andiamo al secondo esempio. Mi penso che saria una bella roba non slinsegar sulla jazz, per non sbrugnarsi nosete e di noci. Lui, voi vedete che mancano tutti gli accenti, mancano gli apostrofi, adesso attenzione a come va scritto. Mi penso che saria, non saria, quindi saria, un bel accento sulla i, una bella roba, no, ecco, no, 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 chiuso. Beh, Slinzegaro ha accennato prima che l'infinito presente a mio parere è meglio accentarlo, forse dice di no. Ecco, sulla jazz, ecco. La jazz eh, mi fa ricordarvi che a volte alcune parole che in italiano sono di genere maschile, il miele per esempio, è maschile, in, in dialetto diventa la mel. A me piace la mattina mangiare il caffè latte con la mel. La miele è il miele. Ecco, il ghiaccio e il jazz è preferibile dire la jazz, quindi non svinsegare sulla jazz, naturalmente una bella doppia z, per no, quindi anche qui per no, no, chiuso, sbrugnarsi, nosete, non nosete, quindi nosete con lei chiusa, e di noci, no, di noci con la o aperta. Quindi io penso che sarebbe una bella cosa non scivolare sul ghiaccio, per non sbrugnarsi, per non rovinarsi, eh, per non sbucciarsi, ecco la parola esatta, i malleoli e le ginocchia. Il vocabolarietto, finiamo col vocabolarietto, vedete, puntata proprio didattica tutto spiano. La balanza, beh, è la bilancia. La bicocca, cos'è la bicoca? È una bicocca, una casupola la casupola anche messa male. La candola, ma sì, dame che una candola de, de vim, una candola de, so, de acqua, la candola è la piccola brocca di solito di metallo, di lamiera a volte. La frata, sono assuper le frate del castello, ecco, le frate sono i terreni coltivati, spesso messi a terrazze, a terrazzamenti, la frata, è terreno coltivato. Il gloriette, una cupoletta, un altarino. Spesso nelle case di una volta, nelle cucine c'era il gloriette, un altarino, eh, dove si accendeva un lumino, sperando che non prendesse fuoco, perché a volte succedevano anche incendi nelle cucine vecchie di una volta di legno, che il gloriette prendesse fuoco e allora andava a fuoco tutta la casa e magari anche le case vicine. La macanicola è l'aggeggio per sollevare i pesi. E il mantim, beh, è il tovagliolo e finiamo col roquel che è il rocchetto di filo bene mi pare che di aver finito tutto col vocabolario, ecco vedete quindi puntata didattica veloce per riepilogare alcuni argomenti che ritengo importanti appunto altrimenti veramente dia, dal, col dialetto non si va da nessuna parte ecco mi pare di aver detto tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto la prossima volta ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.